ero abituato a venire qua davanti al Parlamento e a trovare brutti ceffi da contestare, la polizia che ti arrivava addosso. Adesso sono felice oggi, questa giornata di inizio luglio, di vedere un bel po' di parlamentari invece che mi abbracciano, mi salutano, persone semplici con le quali ho condiviso tanto di essenziale negli ultimi anni. Questo è già un risultato, avere in Parlamento un po' di persone da non insultare, che non ti cacciano, che non chiamano la polizia. Venendo al tema di oggi, una promessa mantenuta è sempre un bel segnale di rispetto degli elettori, della parola data per quanto riguarda i soldi, quindi un po' di soldi tornano indietro in attività per il popolo, per il paese. Si dimostra che una parte di quei soldi, no, erano superflui, se ne può fare a meno, quindi è un buon esempio per tutto il resto della politica e credo che può essere l'inizio, assieme a tanti altri provvedimenti, scelte, decisioni, l'inizio di un cambio di passo necessario, da movimento di opinione, di protesta, a forza politica organizzata che dentro il Parlamento, in una sorta di pacifica guerriglia parlamentare mediatica, entra nel sistema per cambiarlo dall'interno. Una scommessa difficile quando si ha il muro di un sistema di larga intesa che boicotta, che disprezza, che marginalizza, un sistema dei media che mai con nessuna forza politica ha utilizzato nemmeno la metà dell'accanimento, dell'attenzione critica che sta usando nei confronti del Movimento 5 Stelle. Però è possibile ed è questa la sfida che può ricreare credibilità diffusa nel paese rispetto a questo movimento. Quindi se vedo questi fatti, se partecipo a queste giornate, si rafforza la fiducia e la speranza che questo movimento, pur dovendo cambiare molto, dovendo migliorare molto, può essere all'altezza delle aspettative e delle speranze che ha suscitato nel paese.